Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme questo scaldacollo con cappuccio lavorato interamente ai ferri. È molto semplice da realizzare in quanto andremo a lavorare solo ed esclusivamente a maglia di gaccio, quindi andremo a realizzare ferri andata e di ritorno solo sul diritto. Quindi è un progetto ideale anche per coloro che sono principianti nel lavorare ai ferri. Allora, io per realizzare questo scaldacollo ho utilizzato all'incirca 200 grammi di lana. Infatti dai 200 grammi mi è avanzato questo pochetto qua. Poi ho utilizzato dei ferri numero 6,5. Poi voi, in base al tipo di lana che andrete ad utilizzare, vi regolate anche che numero di ferri dovete usare. Poi ci occorrerà un ago da lana e delle forbicine. Ok, possiamo andare anche al tutorial. Allora, per realizzare lo scaldacollo io ho avviato 18 maglie. Ho usato il filato messo in doppio perché, visto che sto utilizzando un filato molto sottile, l'ho messo in doppio in modo tale che mi venga un lavoro un poco più spesso. Allora, avviate le nostre 18 maglie. Andiamo ora a lavorare a maglia legaccio, ossia dobbiamo lavorare il primo ferro e tutti gli altri ferri tutto al rovescio, al diritto, quindi in questo modo. Andiamo a lavorare tutte le 18 maglie sul ferro a diritto. Quindi la maglia, il punto legaccio, lavorare a punto legaccio significa lavorare i ferri di andata e i ferri di ritorno sempre a diritto. Quindi risulta comunque un lavoro molto semplice e veloce da realizzare. Ecco che abbiamo terminato il nostro primo ferro. Ora andiamo a realizzare il secondo ferro di ritorno. Come vi ho detto prima, andiamo a lavorare sempre a diritto. È un punto molto semplice, per questo prima vi dicevo che è un progetto che può realizzare anche una principiante, perché comunque non dobbiamo ricordarci di cambiare punto oppure non dobbiamo fare nessun tipo di intreccio, ma dobbiamo sempre e solo lavorare a diritto. E questo vale sia per lo scaldacollo che per il cappuccio. Ed ecco che abbiamo terminato anche il secondo ferro di ritorno. E la lavorazione ci viene appunto con tutte queste ondine. Bene, ora dobbiamo proseguire a lavorare sempre allo stesso modo fino a raggiungere una misura di 62 cm. Poi vi farò vedere come chiudere lo scaldacollo. Quindi portiamoci avanti, sempre lavorando un ferro a dritto di andata e un ferro di diritto di ritorno. E ci vediamo alla fine. Allora, una volta che sono arrivata alla lunghezza da me stabilita, dobbiamo andare ora a chiudere le maglie che sono qua sul ferro. E facciamo in questo modo. Allora, lavoriamo una prima maglia sempre a diritto, ne lavoriamo un'altra, poi accavalliamo la prima maglia che abbiamo lavorato sulla maglia, sulla seconda maglia, in questo modo. Di nuovo lavoriamo un'altra maglia sempre a diritto e accavalliamo, facciamo una accavallata.
Allora, io vi consiglio di accavallare sempre in modo molto morbido, altrimenti poi ci viene, se tiriamo troppo il filo, ci viene una chiusura troppo stretta e poi non ci troviamo, cioè non andrà a combaciare con l'altra estremità dello scaldacollo quando poi dobbiamo andare a cucire. Quindi lavoriamo una maglia e facciamo una accavallata. Di nuovo. Una maglia e una cavallata e proseguiamo in questo modo fino all'ultima maglia e vi faccio vedere come poter chiudere. Bene, una volta che siamo arrivati all'ultima maglia, la lavoriamo, facciamo la nostra cavallata qua, tiriamo un pochino. Prendiamo le forbicine e tagliamo il filo e sfiliamo, tiriamo tutto in questo modo ed ecco la nostra chiusura. Ora, prima di cucire lo scaldacollo, andiamo a realizzare il cappuccio. Allora, per realizzare il cappuccio dobbiamo fare lo stesso e identico lavoro che abbiamo fatto per lo scaldacollo. Solo che mentre per lo scaldacollo abbiamo avviato 18 maglie, per il cappuccio andremo ad avviare 50 maglie. Lavoreremo a punto legaccio, quindi come abbiamo lavorato lo scaldacollo, quindi un ferro di andata, un ferro di ritorno sempre a diritto, e questo lo faremo per 28 centimetri. Quindi è inutile farvelo vedere perché la lavorazione, vi ripeto, è uguale allo scaldacollo. Quindi lavoriamo sempre a diritto per 28 centimetri. Quando siamo arrivati ai nostri 28 centimetri, quindi abbiamo raggiunto la misura stabilita per il nostro cappuccio, andiamo a chiudere le maglie come abbiamo fatto con lo scaldacollo. Quindi sono due lavori identici e precisi, solo che per lo scaldacollo abbiamo avviato un numero di maglie minore. Quindi portiamoci avanti e completiamo anche il cappuccio. Allora, ho terminato anche di lavorare il pezzo che poi diventerà il nostro cappuccio. Quindi ora ci ritroviamo con due rettangoli di diverse misure. Io ho già nascosto pure tutte le codine dei fili. Ora non ci resta altro che andare a fare le varie cuciture e poi andiamo ad assemblare il tutto. Allora andiamo a cucire per prima il nostro scaldacollo, quindi ci dobbiamo munire di ago da lana con lo stesso filato e dobbiamo fare una cucitura lungo i due margini opposti in modo tale che i due lati combaciano perfettamente. Quindi cuciamo questi due lati per chiudere così il nostro scaldacollo. Allora, una volta che abbiamo cucito il nostro scaldacollo, ora dobbiamo fare la stessa cosa per il cappuccio, quindi prendiamo quest'altro rettangolo e andiamo ad unire in questo modo. Se volete potete farvi aiutare anche dagli spillini, quindi potete mettere gli spillini qua in modo da avere un lavoro più preciso. Quindi una volta che abbiamo unito facciamo una cucitura sempre con ago e filo, in modo tale da unire questi due lati. Bene, proseguiamo con la cucitura. Allora, una volta che abbiamo cucito anche il cappuccio, questo è il risultato. Ora dobbiamo unire il nostro cappuccio allo scaldacollo e a questo punto dobbiamo munirci di un metro da sarta. Allora, come prima cosa dobbiamo ricavarci la metà di questo, della base del nostro cappuccio. Quindi vado a misurare e la mia base è di 40 centimetri, quindi la metà è 20 e metto un segnetto con un filo qua a 20 centimetri. Ora il nostro scaldacollo dobbiamo prenderci come punto di riferimento qua dove abbiamo fatto la cucitura e dobbiamo cucire il nostro cappuccio un po' all'interno dello scaldacollo, quindi in questo modo con un metro e
munendoci anche di alcuni spiedini, eccoci qua, con un metro ci prendiamo 3 centimetri all'interno dello scaldacollo, così. E a 3 centimetri qua andiamo ad unire la metà della base del nostro cappuccio proprio sulla cucitura dello scaldacollo a 3 centimetri, quindi qua, in questo modo. Ora, sempre aiutandoci con gli spillini e con il metro, dobbiamo applicare il resto del nostro scaldacollo, sempre a 3 centimetri, e mettiamo degli spillini per tutta la base del cappuccio. Quindi, una volta fatto ciò, proseguiamo con la cucitura. Bene, una volta che abbiamo sistemato il nostro cappuccio sullo scaldacollo con gli spillini, possiamo anche proseguire con la cucitura. Quindi iniziamo a cucire e facciamo in questo modo. Praticamente dobbiamo fare dei punti che non devono comunque vedersi dietro qua, all'esterno dello scaldacollo. Quindi prendiamo un po' di filo qua e iniziamo a cucire così, facendo appunto dei punti nascosti senza tirare, quindi dobbiamo cucire in modo molto lento, altrimenti poi il lavoro tira. E proseguiamo a cucire in questo modo fino alla fine, fino all'altra estremità. Bene, ed ecco che il nostro scaldacollo con cappuccio è terminato. Vedete che la cucitura dietro fa questo effetto qua, quindi un effetto abbastanza pulito e preciso. Molto caldo, indossato, è davvero molto carino. Oltre ad essere molto caldo. Bene, questo è il mio progetto. Io spero tanto di esservi stata utile, soprattutto spero di esservi stata chiara. E vi do un saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!